scoperto qualcosa di interessante, Biribuzz. Che cosa hai scoperto, Biribuzz? Pare un umanoide. Oh, un umanoide? Sembra un po' brutto, ma buono. Brutto, ma masticabile? Sì, forse bisognerebbe spelacchiarlo un po'. Spelacchiarlo? A quanto pare in agenzia sono arrivati dei marziani, ma saranno veri o finti? Saranno dei veri marziani o degli impostori? Per saperlo possiamo chiederlo al nostro ospite di oggi, Silvano Fuso. Ben arrivato, Silvano. Silvano, c'è una tecnica per scoprire se sono marziani veri o finti? Ma potremmo provare a fargli un po' di solletico. No, il solletico no, il solletico, per favore. Nino, Lola, che scherzi grazie. Sono. Facciamo invece un applauso al nostro ospite, ben arrivato. Allora, tu sei l'autore di questo libro, Indagare i misteri, che è editoriale Scienza, eccolo qua. Puoi raccontarci quali sono i principali misteri ai quali hai indagato e quelli ai quali la gente crede di più? Sì, io in questo libro affronto parecchi presunti misteri, non so, mi occupo di presunte influenze astrologiche, mi occupo di presunti poteri paranormali quali la telepatia, la psicocinesi, la pranoterapia, poi mi occupo di UFO, giusto prima ricordavi l'episodio di Orson Welles. Mi occupo di balocchio, di maledizioni e tanti altri fenomeni. Ora, lo scopo di questo libro è far vedere come questi presunti fenomeni occulti appaiono molto meno misteriosi se vengono affrontati con razionalità e con gli strumenti della scienza. Cioè, dietro tutto questo c'è sempre qualche trucchetto? Ma non necessariamente si tratta di trucchi, però sicuramente si riesce a trovare una spiegazione perfettamente normale senza bisogno di tirare in ballo il paranormale. Il paranormale. Senti, tu sei anche membro del CICAP, esatto. Del quale è fondatore Piero Angela. Spiegaci di che cosa si tratta, che cos'è? Sì, dunque il CICAP è il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale. Si tratta di una organizzazione scientifica ed educativa di cui peraltro fanno parte illustri rappresentanti del mondo scientifico e culturale italiano quali Margherita Hack, Carlo Rubbia, Rita Levi Montalcini, e lo scopo che il CICAP si propone è quello di indagare su questi presunti fenomeni misteriosi e di informare adeguatamente il pubblico per far vedere appunto come quando si affrontano con spirito critico questi fenomeni la spiegazione si trova. Ecco, e fra i tanti effetti paranormali che hai smascherato, diciamo, c'è anche quello delle fotografie Kirlian. Allora, vediamo un po' che cosa sono queste fotografie, facciamocele spiegare, intanto vediamole. Sì, le fotografie Kirlian sono appunto quelle che vedete, sono delle fotografie che ritraggono ad esempio mani circondate da questo alone luminescente. Ora, molti pranoterapeuti, soprattutto cioè coloro che sostengono di guarire le malattie semplicemente imponendo le mani, presentano queste fotografie come dimostrazione di questa misteriosa energia che fuoriuscirebbe dalle loro mani. In realtà si tratta di un fenomeno fisico ben noto, si chiama tecnicamente effetto corona, che dipende dal tipo di tecnica proprio con la quale queste fotografie vengono scattate. Si utilizza un particolare dispositivo che si chiama camera Kirlian e le mani, nel momento in cui la fotografia viene scattata, vengono percorse da una scarica elettrica assolutamente innocua. Ed è proprio questa scarica elettrica a far sì che i gas che circondano la mano emettano queste radiazioni. Questa luce. Poi vediamo questo alone. Vorrei far notare che anche un oggetto inanimato, quale può essere una chiave inglese, un martello o qualsiasi altra cosa, produce un alone analogo, quindi non si tratta assolutamente di una misteriosa energia vitale come spesso si vuol far credere. Ho capito. Bene, vediamo un po' se ci sono delle telefonate. Ci sono delle telefonate. Pronto, pronto? Pronto? Ciao, come ti chiami? Luca. Ciao Luca, che domanda vuoi fare al nostro ospite? Vorrei chiedere perché gli è venuto in mente di scrivere questo libro sugli alieni.
Ah, ecco, perché ti sei interessato a queste cose misteriose e hai voluto scoprire cosa c'è dietro? Sì, dunque, intanto questo libro è proprio rivolto ai ragazzi, quindi come voi, e lo scopo è quello di sviluppare un po' di senso critico nei ragazzi, quindi evitare che cadano vittime della creduloneria e accettino così passivamente tante affermazioni che si sentono fare ma che non hanno un fondamento concreto. Hai capito? Sì, ma tu sei, tu sei curioso, tu credi agli UFO? No. No, non credi agli UFO. E agli alieni, ai marziani? No. No, va bene, allora ti consiglio questo libro che ha scritto il nostro amico, Indagare i misteri. Vediamo se c'è qualche altra telefonata. Non ci sono altre telefonate, ma a proposito di UFO e di dischi volanti, dici qualche cosa, esistono i dischi volanti? Ma dunque, c'è gente che dice di averli visti, insomma. Sì, dunque, premettiamo una cosa, cioè la comunità scientifica non esclude affatto che in qualche sperduto pianeta dell'universo possa essersi sviluppata qualche forma di vita, magari anche intelligente, non lo sappiamo. Però sicuramente tutti i casi di presunti avvistamenti di UFO, dischi volanti e quant'altro non hanno assolutamente mai avuto una dimostrazione concreta, cioè nel senso che quando si sono studiati con senso critico, ripeto, si è sempre trovata una spiegazione che non necessita assolutamente di tirare in ballo gli alieni. Non so, spesso ci possono essere fenomeni atmosferici singolari, non so, ci sono delle nuvole ad esempio che si chiamano nubi lenticolari che a volte assumono proprio la forma di un disco volante, quindi se le condizioni di luce sono particolari a volte possono essere scambiate erroneamente per dischi volanti. In altri casi, non so, ci possono essere fenomeni atmosferici ancora più particolari, quali i fulmini globulari, cioè fulmini che anziché avere il caratteristico aspetto a saetta, hanno una forma sferica e quindi possono indurre qualcuno a scambiarlo per... Ma qualcuno di voi ragazzi crede, ha qualche dubbio su qualche cosa in cui crede? No, so, ai marziani voi ci credete? No, non ci credete. Ai dischi volanti? No. No. Al triangolo delle Bermuda? Sì. Sì, ah, che cos'è il triangolo delle Bermuda, Tullio? Sono delle isole. Che fanno paura. Sono delle isole che fanno paura, è così? Cos'è il triangolo delle Bermuda? Chiediamo al nostro primo, visto che ne parli nel tuo libro. Ne parlo del libro, sì, infatti. Dunque, il triangolo delle Bermuda è una zona dell'oceano a forma appunto di triangolo. E la leggenda, perché purtroppo si tratta solo di una leggenda relativa a questa zona di oceano, è stata inventata da uno scrittore che si chiamava Charles Berlitz, il quale ha scritto un libro in cui si narra che in questa zona di oceano sarebbero successe cose terribili, incidenti navali, incidenti aerei, eccetera. In realtà, se si vanno a vedere le statistiche ufficiali che fanno vedere appunto l'incidenza di disastri nelle varie zone di oceano, si vede che questa zona è perfettamente in linea con tutte le altre zone. Addirittura le compagnie assicurative non richiedono affatto un sovrappiù, diciamo, nel premio che devono pagare. Quindi non c'è assolutamente nulla di anomalo. Ripeto, è una leggenda che è nata e che ha fruttato un bel po' di quattrini anche a chi l'ha inventata. Ma Giovanna, volevo farti una domanda. Senti un po', ma a te piacerebbe piegare, che so, le forchette o le chiavi con la forza del pensiero come fanno certi maghi? Sì. Ti piacerebbe? Ma secondo te è possibile farlo con la forza del pensiero? No, è vero? Sono dei trucchi. Pensi bene, perché è possibile fare questi numeri, queste performance utilizzando dei trucchi. Gli illusionisti sono bravissimi nel campo dei trucchi, ovviamente non vi svelano qual è il trucco perché insomma è il loro mestiere, quindi c'è un segreto professionale, no? Chiaramente se no la gente non andrebbe più ad assistere a questi spettacoli. Gli illusionisti quindi sono estremamente preziosi nelle indagini sui presunti fenomeni paranormali, proprio perché loro sono estremamente esperti in fatto di trucchi. Bene, ragazzi, ma a voi piacerebbe provare a fare una seduta spiritica, vedere se si muove il tavolino, se succede qualche cosa? Beh, dopo parleremo anche delle sedute spiritiche, adesso però
guardiamo tutti insieme le notizie del nostro GT Ragazzi di oggi. Eccolo qua, GT Ragazzi. Bene, fuori onda. Bravo. 4, 3. Bene ragazzi, parliamo di misteri oggi. Io voglio farvi vedere un mistero, ma poi svelarvelo. Guardate, accanto a me c'è questa ragazza, guardatela attentamente, alla mia destra. E adesso attenzione, è apparsa alla mia sinistra. Qual è il mistero? Presto svelato, sono due gemelle! E invece... A parlarci di misteri è ancora qui con noi Silvano Fuso, che ci aiuterà a far luce su alcuni trucchi che normalmente vengono usati per spacciare alcuni fenomeni come fenomeni paranormali. Adesso io voglio farvi vedere uno spezzettone di un film molto famoso, Ghost, e vedremo una seduta spiritica. Fate bene attenzione, dopo parleremo della seduta spiritica. Ecco il filmato. Mi scusi, signora, mi scusi. È pronta ora? Iniziamo. O da me. Senti, devo parlarti, è importante. Ho un piano, non può fallire. Ho già pensato, dobbiamo aspettarci. O da me. Morticia? Orlando, sei proprio tu. Morticia, tesoro, dove sei? Non riesco a vederti. È qui, eccola qui, eccola. Sono davanti a te, mi vedi adesso? Cavolo, amore, cosa hai fatto ai tuoi capelli? Orlando, non ti piacciono. È un colore nuovo, alba autunnale. Bene, 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 bene. Allora, molte persone, alcune persone, insomma, pensano di parlare con l'aldilà attraverso le cosiddette sedute spiritiche. Silvano, ci sveli qualche segreto, ci dobbiamo credere. Effettivamente forse qualcuno magari riesce anche a parlare con l'aldilà, chi lo sa. Però normalmente cosa succede in una seduta spiritica? Dove di solito quello che succede nelle sedute spiritiche lo si riesce a interpretare in maniera assolutamente normale. Non so, ad esempio, uno dei fenomeni classici che avviene durante le sedute spiritiche è il movimento del tavolino. Sì. Innanzitutto bisogna dire che il tavolino che viene solitamente usato è un tavolino a tre gambe, questo facilita sicuramente il movimento del tavolino stesso. I medium di solito utilizzano trucchi. A volte sono trucchi molto banali, nel senso che di nascosto mettono un piede sotto il tavolino e lo alzano. In certi casi il trucco è un po' più sofisticato, ad esempio si possono piantare dei chiodini microscopici sul tavolo, dopodiché quando si fa la catena medianica, quindi si mettono le mani sul tavolo, il medium che cosa fa? Non fa altro che agganciare le teste dei chiodini con gli anelli, dopodiché solleva semplicemente le mani, dando l'impressione che il tavolino leviti. Quindi non c'è niente. E invece la seduta quella con le tazzine, i piattini che si muovono, quelle però si muovono veramente. Sì, il piattino si muove. Allora, intanto bisogna dire però che per farlo muovere bisogna metterci le dita sopra. Mettiamoci le dita sopra. Di solito appunto i partecipanti mettono il dito sul piattino, si aspetta un po' e dopo un po' il piattino effettivamente comincia a muoversi. E fermandosi progressivamente su varie lettere, analizzando la sequenza di lettere che viene fuori, spesso, qualche volta perlomeno, vengono fuori parole di senso compiuto. Ecco, ma chi è che fa muovere il piattino? Allora, chi fa muovere il piattino sono i partecipanti alla seduta. Si tratta di movimenti involontari che ognuno di noi compie senza rendersene conto. Il fatto che talvolta vengano fuori parole di senso compiuto, anche questo lo si interpreta in base proprio alla psicologia dei partecipanti, nel senso che sono i partecipanti stessi a pilotare inconsciamente. Ma involontariamente. Non so, se viene una consonante, tutti ci aspettiamo che la lettera successiva sia una vocale. E quindi in questo modo si spiega la formazione delle parole.
se ad esempio i partecipanti venissero bendati in modo da non vedere le lettere, le sequenze di lettere sarebbero assolutamente casuali e prive di significato. Ecco che abbiamo svelato anche quest'altro mistero delle sedute spiritiche, quindi ragazzi mi raccomando non mettetevi a fare sedute spiritiche perché tanto sarete voi col ditino a muovere il piattino. Bene, ma allora adesso noi ringraziamo il nostro ospite che preghiamo di ritornare per svelarci altri misteri e adesso...